Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo come accordare una chitarra pur non avendo un accordatore a portata di mano. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, allora noi vediamo oggi come accordare la chitarra senza avere uno strumento elettronico per accordarla, quindi un accordatore, un'applicazione sul telefonino, eccetera. Quasi sicuramente ce l'avremo sempre a disposizione, però diciamo che a noi serve anche capire un po', attraverso l'accordatura della chitarra, come è la funzione, qual è la funzione di una corda dopo l'altra, cioè che rapporto c'è tra tutte le corde. Vi spiego. Al quinto tasto della chitarra, diciamo pigiando il quinto tasto della chitarra su tutte le corde, si ha il suono della corda successiva. Quindi se io suono il quinto tasto della corda di Mi, sarà la corda di La, quindi avremo il suono del La. Se suono il quinto tasto della corda di La, avremo il suono del Re, e così via, tranne per un'eccezione che vediamo subito. Ora io ho scordato la chitarra. Così, per iniziare ad accordarla. Allora, vediamo subito. Se noi prendiamo come riferimento il La, dammi un La si dice, no? Perché l'orchestra si accorda prendendo il La quando si suona in orchestra. Oppure c'è un aggeggino che si chiama diapason, quello che fa tipo una forcella che si sbatte e suona il La. Di La si comincia poi ad accordare la chitarra, quindi dalla quinta corda. Se avete uno strumento elettronico potete iniziare anche dal Mi, però insomma solitamente si comincia dal La. Se non abbiamo nessun riferimento, l'importante, anche se noi non accordiamo perfettamente il La, la cosa importante è che in base a come accordiamo questa corda, tutte le altre devono avere lo stesso rapporto che hanno quando la chitarra è accordata perfettamente. Cioè, vi spiego ancora meglio. Prendiamo il riferimento il La. Ora noi non sappiamo quale sia la nota perfetta, il La perfetto, io però mi ricordo che tipo quando c'è lo squillo al telefono, quello più o meno è un La, più o meno. Più o meno diciamo che questo è il nostro La. Probabilmente non sarà un La, ma non ci interessa. L'importante è accordare tutte le altre corde in base a questo suono che abbiamo trovato. Ok? Ora, se noi andiamo a prendere il quinto tasto di questa corda, quindi La, La diesis, Si, Do, Do diesis, Re, vediamo, ci troviamo proprio la nota Re. Quindi dobbiamo prendere questo suono e accordare la corda che viene sotto. Quindi è più acuta, dovrebbe essere Re, Re, sente che è più alta, quindi bisogna un po' allentarla. In modo che sia uguale a questa. Ok, più o meno ci siamo. Cercate sempre di l'ultimo giro, anche se piccolo, farlo a favore, cioè tendendo la corda, perché l'accordatura rimane più stabile. Quindi ok, io direi che sono uguali. Poi ci dovete fare anche un po' l'orecchio, ma questo serve anche per allenare l'orecchio. Andiamo sempre al quinto tasto della corda successiva, quindi la corda del Re al quinto tasto ci darà il Sol. Sentite, è molto più alto il Sol. Sol, Sol, Sol. Quindi dobbiamo allentare fino ad arrivare a Sol. Più o meno era questo che sentivo. Ok. Ok. Ora andiamo ancora sotto. È la prima corda di nylon, quindi la terza corda, è l'unica corda che invece si intona al quarto tasto, quindi non più al quinto,
ma ci darà al quarto tasto la nota successiva, il Si. Quindi questo sarà il Si e non questo che è un Do, ma questo. Quindi vediamo, Si, Si, è più alta anche questa. Passata. Ecco, più o meno mi sembra uguale. Se la abbassavo troppo, sentiamo. Calava, sentite? Quindi andiamo di nuovo. Ok, adesso più o meno ci siamo, ok? Il suono deve essere uguale. Ok, torniamo al quinto tasto, anche per la corda del Si, che ci darà il Mi. Io lo sento già buono. Appena appena calante. Poi ci fate l'orecchio. Bisogna tirarlo poco poco. Ora, l'unica corda che è rimasta è il Mi basso, che al suo quinto tasto, ovviamente, avrà la nota La. Sentite che è più alta? Quindi, questo è un La. Dobbiamo calare un po'. È parecchio. Così per farvi vedere. Ora sono uguali. Facciamo un piccolissimo giro a favore. Ok, adesso la chitarra dovrebbe essere più o meno accordata, ma accordata non perfettamente nella sua, cioè non per forza Mi, Si, Sol, Re, La, Mi. Ma anche se abbiamo preso delle note più basse o più acute, l'importante è che tra di loro i rapporti restino questi per poter comunque suonare e cantare, ovviamente da soli, perché se c'è un altro strumento insieme c'è bisogno assolutamente di accordarsi allo stesso modo. Ok? Quindi esercitatevi, esercitate il vostro orecchio e poi soprattutto se le corde per esempio sono nuove o se sono molto vecchie, la chitarra tenderà a scordarsi. Quindi voi poi controllate di nuovo. Infatti il Mi già si era scordato. Ok, e poi divertitevi a suonare. Ciao ciao, alla prossima. Bye.